Non accenna a migliorare la sicurezza nel quartiere Fontanelle a Pescara. Nella notte ignoti hanno dato fuoco al citofono del palazzo dove risiede il presidente dell'associazione Insieme per Fontanelle, Nello Raspa, già vittima in passato di altri episodi intimidatori. Proprio a seguito di quegli attentati, Raspa decise di rassegnare le dimissioni passando le consegne all'associazione Codici. Entrambe si battono per intensificare i controlli contro la criminalità e sollecitare i provvedimenti di sfratto dalle case ATER per le famiglie che minano la tranquillità. Il rogo è stato spento in pochi minuti dai vigili del fuoco, che hanno rimesso un rapporto agli agenti della squadra volante. Anche se le forze dell'ordine hanno intensificato i servizi e istituito un posto di controllo della polizia municipale, dichiara Domenico Pettinari di Codici, la situazione è ancora allarmante. L'atto intimidatorio compiuto nella notte è l'ennesimo attentato nel giro di qualche mese in questa zona della città. Ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni, continua Pettinari. Da 8 mesi promettono che avrebbero sfrattato gli abusivi dalle case popolari di Fontanelle, ma fino ad oggi sono stati eseguiti solo 4 sfratti e gli altri 6 non saranno mai eseguiti. L'associazione infatti scoperto che gli abusivi di Fontanelle, per di più pregiudicati, non sono sfrattabili perché non sono state mai avviate le procedure per gli sfratti dall'ATER di Pescara, che partono con la relazione dei vigili urbani e si concludono con il decreto del Tribunale. Siamo scoraggiati e sconfortati, conclude Pettinari, dopo tutte le rassicurazioni e le bugie raccontate. L'associazione torna quindi a chiedere con forza alle istituzioni di eseguire comunque gli sfratti, affiancando all'ufficiale giudiziario le forze dell'ordine.